Buongiorno, sono Marzia Riva e oggi insieme prepariamo la ricetta di Emanuele Patrini, una cheesecake alle pesche fresca e golosa. Per prepararla ci serviranno 180 g di biscotti secchi, noi abbiamo scelto quelli al farro e li dobbiamo sbriciolare per bene. Questa ricetta la possiamo fare anche con l'aiuto dei bambini, sbriciolare i biscotti sarà sicuramente divertente. Meno male che sono 180 g di biscotti. Una volta che li abbiamo sbriciolati in questo modo, aggiungiamo del burro. Ne serviranno circa 50 g che possiamo lasciare fuori dal frigo in modo tale che si ammorbidisca. In questo modo riusciamo a lavorarlo meglio per amalgamarlo con i biscotti. Mettiamo anche un cucchiaio di miele. Ed ora mescoliamo il tutto. A questo punto prendiamo un piatto e un anello da pasticceria, lo posizioniamo e lo farciamo con la nostra base di biscotti. Premiamo bene con un cucchiaio in modo tale da amalgamare e poter rendere omogeneo la preparazione. In questo modo la nostra base sarà perfettamente omogenea. A questo punto non ci resta che lasciarla in frigorifero per farla rassodare e nel frattempo prepariamo la farcitura. A questo punto in una ciotola andiamo a unire 400 g di fiocchi di latte con 200 g di yogurt greco. Li mescoliamo un po' e uniamo del sciroppo di agave, ancora 20 g di burro e lo zucchero. Al nostro composto uniamo anche qualche pezzettino di pesca. Ora non ci resta che stemperare in 3 cucchiai di latte il nostro agar agar, unirlo alla preparazione e mescolare bene. L'agar agar è un addensante naturale, deve essere sempre stemperato a freddo e portato a cottura per circa 3 minuti, tipo un'ebollizione leggera leggera. Questo serve per far sì che si attivi il potere addensante. Se non vi piacessero i fiocchi di latte, per esempio potremmo sostituirli con del caprino un po' leggero oppure della ricotta. Riprendiamo ora la nostra base. La nostra base si è ben rassodata, ora la farciamo con la nostra crema di formaggio. Dobbiamo tornare in frigorifero per farla rassodare almeno 2-3 ore. Mentre la nostra cheesecake riposa in frigorifero, prepariamo la guarnizione. Prendiamo le pesche e le affettiamo sottilmente. Le andiamo poi a caramellare in padella con dello zucchero e sfumando con del vino bianco. In pochissimi minuti le nostre pesche sono pronte. Non ci resta che riprendere la nostra base di cheesecake e guarnirla. Possiamo decorarla come più ci piace e infine mettere della menta o del timo fresco per dargli anche un po' di profumo. La nostra cheesecake è pronta!